Campane del vetro, isole ecologiche, un po' di problemi allo stadio legati però allo sciopero, quindi è soltanto una situazione si spera temporanea. Insomma, che sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo abbiamo ancora una situazione frammentata nella gestione dei rifiuti e eredità dell'emergenza che c'è stata in questi anni in Campania. Per fortuna abbiamo delle novità da un punto di vista soprattutto legislativo con la legge 135 di conversione del decreto legge sulla revisione della spesa. Finalmente viene ribadita che la competenza alla raccolta, via recupero e smaltimento e relativa riscossione del tributo per quanto riguarda i rifiuti sono di competenza dei comuni. Quindi noi ci stiamo preparando a rientrare in tutti quei servizi che avevamo affidato a soggetti esterni all'amministrazione. Anche sottolineare che questa è una strumentalizzazione politica perché l'ho già dichiarato in passato, lo ripeto, non mi risulta che il Consorzio abbia intrapreso iniziative analoghe, cioè di sospensione dei servizi in altri comuni dove svolge appunto l'attività, egualmente debitori nei confronti del Consorzio. Quindi questa è una peculiarità che, come dire, dovrebbe trovare qualche spiegazione da parte del commissario liquidatore. Noi stiamo lavorando, ripeto, per rientrare in tutti i servizi a partire dal 1 gennaio del 2013. Per il momento, per tamponare la sospensione del servizio di rimozione dei rifiuti ingombranti sul territorio cittadino che è affidato ancora attualmente al Consorzio, abbiamo attivato un servizio straordinario. Abbiamo deliberato mercoledì scorso in giunta di attivare questo servizio straordinario di rimozione, trasporto e smaltimento, recupero dei rifiuti ingombranti che sono stati abbandonati sul territorio cittadino nelle ultime settimane a causa di questa sospensione. Naturalmente è un provvedimento tampone, stiamo cercando di ridurre i disservizi fino alla fine dell'anno quanto più possibile. Chiediamo naturalmente anche collaborazione da parte dei cittadini di pazientare un po'. L'obiettivo è dal 1 gennaio dell'anno prossimo di riprendere tutti i servizi e di migliorarli soprattutto, non soltanto per quanto riguarda la gestione delle isole ecologiche che fino all'anno scorso si può dire avevano una gestione ottimale. Infatti i cittadini a più riprese hanno manifestato, come dire, soddisfazione per il servizio, anche per la cortesia degli operatori. Mi risulta invece che negli ultimi mesi sono stati sostituiti gli operatori lì all'isola ecologica con degli altri che, quando il cittadino si reca a conferire, spesso insomma, ne riceve non parole simpatiche, spesso fanno anche attività, diciamo, politica perché esprimono giudizi sull'amministrazione.